Oggi, in Cucina con ricette che passione, prepariamo tre dolci veloci per riciclare il pandoro avanzato dalle feste. Iniziamo dal primo, lo zucchotto di pandoro al pistacchio, delizioso! Tagliamo a fette metà pandoro. Adesso rivestiamo tutta la ciotola con il pandoro. Andiamo a bagnare il pandoro con una bagna preparata con 100 g di acqua e 25 g di rum. In una ciotola pulita andiamo a montare con le fruste elettriche 300 g di panna zuccherata. Andiamo a lavorare in una ciotola 200 g di mascarpone con 190 g di crema al pistacchio. Aggiungiamo 200 g della panna montata. Andiamo adesso a farcire il nostro zucchotto con la crema al pistacchio. Copriamo con un'altra fetta di pandoro. Bagniamo con la bagna al rum. Andiamo a farcire con un altro strato di crema. Infine chiudiamo con un'altra fetta di pandoro. Lasciamo un'ora in frigo, poi copriamo con panna e decoriamo con farina di pistacchi. Tiramisù di pandoro senza uova crude. Oggi in Cucina con ricette che passione prepariamo il tiramisù di pandoro senza uova crude, perfetto per riciclare il pandoro avanzato dalle feste. Iniziamo a preparare la crema pasticcera con 500 g di latte. In un pentolino mettiamo 80 g di zucchero con 40 g di frumina o 60 g di farina. Mescoliamo, aggiungiamo 2 uova o 4 tuorli e mescoliamo ad ottenere una crema senza grumi. Poco per volta aggiungiamo il latte. Portiamo a cottura sul fuoco fino a bollore, fino ad ottenere una crema densa e cremosa. Copriamo con pellicola contatta e lasciamo raffreddare. Quando sarà fredda, aggiungiamo 250 g di mascarpone. Creiamo una base di pandoro in uno stampo. Andiamo a bagnare con del caffè e copriamo con abbondante crema al mascarpone. Proseguiamo così per un altro strato. Pandoro, caffè, crema al mascarpone e infine una bella spolverata di cacao amaro in polvere. Lasciamo in frigo qualche ora prima di gustare il nostro tiramisù di pandoro senza uova crude. Tronchetto di pandoro al tiramisù. È rimasto ancora del pandoro da Natale? Prepara subito questo delizioso dessert per il weekend. Il tronchetto tiramisù di pandoro. Prepariamo subito la crema al mascarpone. Iniziamo da 2 uova, separiamo i tuorli dagli albumi, montiamo a neve ferma gli albumi. A parte lavoriamo 2 tuorli con lo zucchero. Aggiungiamo 60 g di zucchero, un po' di rum e alla fine il mascarpone. Poi inglobiamo con la spatola gli albumi montati a neve. Con il pandoro tagliato a fette realizziamo un rettangolo, bagniamo con del caffè. Spalmiamo tutta la superficie con la crema al mascarpone e arrotoliamo. Facciamo un'ora in frigo. Montiamo 200 g di panna fredda di frigo. Guarniamo il tronchetto di pandoro al tiramisù con la panna montata. Cospargiamo con cacao amaro in polvere. Che delizia!